Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, bentornati sul canale se siete già passati da queste parti. Se invece è la prima volta che mi stai vedendo, io sono Lorenzo, mi occupo di Lego, ma non solo, di tutto quello che circonda il mondo Lego. Infatti sul canale potrete trovare rubriche, qualche set alternativo e tante altre cose. Insomma, non vi spoilerò nulla, fateci un giro sul canale, troverete un po' di tutto. Oggi recensiremo uno di quei set che sto aspettando da 2 anni di tirare giù da sopra il Billy, ce l'ho già qui. Ho deciso di unire, come ho detto nell'ultimo video dove abbiamo parlato di Technic degli anni 90. Se vi siete persi l'ultimo video, vi lascio le schede qua, magari poi ve le andate a recuperare. Prima però vedetevi questo. Vi dicevo, oggi metteremo insieme il fatto di aver raggiunto insieme i 2000 iscritti e quel piccolo giochino che avevo fatto con voi quando mettemmo le luci a questo bestione qui, di raggiungere i 100 like e i 60 commenti, che abbiamo anche quelli abbondantemente superato. Quindi insieme queste due cose mi hanno fatto pensare far scendere un set di quelli importanti che avevo lì. E infatti oggi monteremo insieme, recensiremo insieme questo bestione qua. Mi sposto un po' così entra anche lui nell'inquadratura. I pirati di Barracuda Bay. Numero del set 21322. È una vita che volevo dirlo, questo numero di set. Lego Ideas numero 30. Quindi c'è qualcuno dietro che ha pensato di riprodurre, ma non solo la nave iconica 6285 del 1989, quella famosissima con le vele rosse dei pirati di Barbarossa, non solo quello. Ha pensato bene di rivisitare il tutto e far sì che questi pirati, come se si fossero incagliati su quest'isola. Infatti la nave è divisa in 3 parti, ma la particolarità di questo set è che possiamo togliere la nave dall'isola, come vedete qui sotto, e lasciarla insomma intatta ed esporla un po' come vogliamo. La cosa più bella è lasciarlo così, perché così con tutta l'isola misura 64 centimetri per 60. Sarà un'enorme isola da montare insieme perché è ricchissima di particolari, come vedete qui da queste foto. Ovviamente per chi volesse giocarci può ricreare tutte le avventure dei pirati di quegli anni lì, quindi degli anni 90, che ricordo anche io. Non ci dà il numero dei pezzi, ma ve lo dico io, oltre 2500 pezzi, quindi sarà veramente un bel set importante con 11 minifig dentro. 9 di personaggi così in giallo come li conosciamo, più 2 scheletri. 3 reggette che apriremo insieme come sempre. Una, due e tre. Guardate anche qua il particolare di questa scatola, qui tutti i disegni con gli scheletri e i tesori, come me li ricordo io. C'è anche una scatola, immagino, con le istruzioni. Apriamo anche questa qui e qui ci saranno, immagino, le prime parti. 15 parti, ma vediamo il manualone, che non è niente male. Io penso di usare quello là in digitale perché è molto più comodo, però lo sfoglieremo insieme. E per vedere anche se ci sono adesivi che fino adesso io non ho visto. Legoland Pirates. Pablo Sanchez, vivo a Madrid e questi sono i miei pirati di Barracuda Bay. Il creatore, l'ideatore di questa baia di Barracuda Bay. Eccolo qua. Le prime parti dove faremo la base, poi si inizia a costruire la nave che si incastra sicuramente poi alla fine all'isola. Poi finiamo la nave e decidiamo che cosa farne. Io penso di lasciarla attaccata perché è troppo bella. Poi si parte con il primo pirata col baffone. Che dirvi, io inizio subito il montaggio, non vedo l'ora di finirlo. Lo sapete, mi fermo tra un pezzetto di timelapse e l'altro per farvi vedere che cosa abbiamo fatto insieme. Ci vediamo dopo, a montaggio finito, per le considerazioni finali, il voto di questo set che secondo me non ci deluderà. A questo punto vi auguro un buon montaggio di questo set iconico ed epico anche a voi.
Eccoci ragazzi, finito di montare quasi la parte numero 4, mancano questi pezzi qui. Perché mi sono fermato? Perché volevo farvi vedere la quantità di dettagli che è presente in questo galeone. Io sapevo che questo set era bello, ma non fino a questo punto. Allora, qui abbiamo tutte le finestre del galeone. I calici, le bottiglie in fondo qui, vicino alla finestra. Ecco, così magari le vedete anche voi. Di qua uno scrittoio con una lettera, la candela che faceva luce, così come tutta l'isola che abbiamo fatto prima, le palme, tutto questo pontile dove probabilmente qui poi verrà incastrata questa nave. C'è anche la barca con questa minifig col mozzo, con i baffoni, col fucile come me lo ricordavo io, la spada incastrata qui come negli anni 90, la bandierina del pirata, tutto completamente serigrafato. Quelle due o tre cose che ha sono tutte serigrafate. Ci vediamo più avanti per altri dettagli, intanto andiamo avanti. Ragazzi, mi sono fermato al volo perché sono addirittura d'arrivo con la busta numero 12, mancano solo questi pochi pezzi che vedete qui. Intanto il set, eccolo qua, quasi terminato, manca giusto la parte centrale qua. Ma di che cosa stiamo parlando? Perché ho aspettato così tanto tempo per portarlo sul canale? 15 parti totali, voglio finire il più velocemente possibile, ma nemmeno più di tanto perché me lo voglio proprio godere. E poi farvi vedere successivamente tutto. I dettagli che compongono questo set, ragazzi, non hanno lasciato nulla al caso. Prevedo un ulteriore set da votazione massima, cioè da 10. Però voglio completarlo per esserne certo, perché mi mancano ancora le ultime parti, come vi ho detto prima. Finisco, me lo godo fino alla fine, perché ogni particolare mi ha fatto tornare indietro di 25 anni. Poi ne parliamo insieme con le considerazioni finali. A tra pochissimo. Eccoci qua ragazzi, ho finito di costruire questa gigantesca isola piratesca, ma state vedendo quanto è grossa. Vi rendete conto di quanto, uno, quanto tempo ci ho messo, due, quanto è bello a vedersi sto set così. In totale 14 buste, non 15, come vi ho detto, perché la quindicesima, pur avendola aperta, era semplicemente per staccare tutte queste parti qui verdi che vedete, marroni, rimettere a posto un po' le vele della nave che possiamo smontare dall'isola per ricomporla, perché è divisa in tre parti, no? Vedete, una, due e tre, per poi metterla in acqua, cioè per far vedere che se ne sono andati da quest'isola i pirati. Però è talmente bello il set così che senza la nave sull'isola perde tantissimo. Vi farò vedere comunque com'è la nave riunita, tutta aggiustata, diciamo così, e l'isola in sé per sé che da sola
perde veramente tantissimo. Il set è bellissimo così come l'ho lasciato io. Particolari tantissimi, non so nemmeno da dove iniziare, se iniziare di qua o iniziare dalla prua della nave, non so veramente da dove iniziare. Dal fatto che l'isola è dettagliatissima, le piante, le palme sono stupende, addirittura con i cocchi dentro le palme, i fiorellini qui, i pappagalli, le vele di stoffa, non di plastica. Vi parlavo della natura, tantissima, tantissima vegetazione che si è impossessata di questa nave, che si è incagliata su quest'isola, perché questi pirati hanno trovato poi un tesoro e da qui hanno prosperato. Ecco la storia di questo set che ho potuto vedere poi con calma dal libretto di istruzioni. Partirei direttamente con i dettagli del set, che sono tantissimi, sia esterni, come vedete, che interni. Esterni, vi dicevo, è fantastica, sono addirittura i granchi nell'acqua, gli scogli, l'isola che fa dall'inizio, vi divertite, non vi annoiate mai, tra l'altro, mentre la montate, perché ogni volta fate qualcosa di diverso. Partirei dalla parte più lontana rispetto a me, così almeno poi scaliamo e piano piano ci avviciniamo a questa parte di qua, verso la mia sinistra. Allora, se partiamo dalla prua, che è incagliata in questa parte qua, tra l'altro, ecco, vedete che si può anche dividere il set, lo farò per comodità. Partiamo dalla prua, dove c'è questa minifig, che è tutta completamente gialla, color giallo acceso oro, con questi tubi Technic che riprendono un po' le decorazioni della nave, riprendono anche qui il parapetto. La cosa che mi ha colpito di più è che anche nelle parti più piccole della nave c'è un dettaglio, c'è qualcosa che possiamo vedere che lì magari questi pirati hanno messo lì per arricchire il set. Per esempio, in questa piccola parte qui della prua c'è il bagno e un secchio. Proseguendo da questa parte qua c'è questo pontile, questi due pontili, qui c'è anche un granchio giallo, un maiale qui in mezzo, così. Io anche sono rimasto così come voi. Casse qui con rifornimenti, con ananas, frutta e il pane. Vegetazione che vi dicevo che ormai si è impossessata della nave, tanto che il timone l'hanno lasciato appeso qui sopra. Una delle parti più belle è proprio la cabina del capitano, perché togliendo questa parte qui sopra abbiamo accesso alla cabina del capitano, che è veramente la parte più bella, come è giusto che sia, della nave, dove c'è un letto che è ribaltabile sulla finestra, un busto di magari una scultura che lui aveva nella sua cabina, il tesoro ovviamente più ricco con diamanti e una coppa, e ovviamente lo scrittoio dove c'è la mappa e quattro candelabri che servivano per illuminare questa stanza. La più bella, se non una delle più belle, perché poi c'è anche la taverna che secondo me è spettacolare. Sotto la cabina invece del capitano troviamo proprio la cucina, con la cucina vera e propria, con i fuochi, con due pentole sopra. Sulla sinistra c'è un piano di lavoro con delle bottiglie, sulla destra invece un'altra con un pesce. Un'altra cosa che non vi ho detto è che l'isola ovviamente è ben difesa da questi cannoni, come me ne ricordavo io una volta, che sparavano. Vediamo se va detto bene che non v'ho preso, perché ovviamente poi la nave insieme all'isola è stata adibita a fortino, quindi doveva essere difesa da chi magari voleva attaccarli. Se ci spostiamo a sinistra invece troviamo la parte centrale della nave, questa invece è stata adibita a taverna, vedete qui c'è anche l'insegna, no? Qui sopra abbiamo anche la minifig con il bambino piccolino che stava con il binocolo per vedere dall'orizzonte se avvistava qualcuno, bandierone qua su dei pirati, un barile che pende da questo pennone, scendendo giù anche qui ricco di dettagli, lanterne, spade varie di vario tipo, bottiglie di rum, immagino, anche qua dettagliatissima con questa scultura e queste palme, questa scultura che un po' a me ricorda, non so perché, mi ha ricordato subito gli indiani, i set degli indiani, però magari mi sbaglio, nel caso scrivetemelo nei commenti, ne parliamo insieme. Qui su addirittura una prigione con uno scheletro dentro, e qui sotto, come vi dicevo, la taverna con due posti letto per la ciurma qui sotto. Da questa parte qui invece, entrando, perché qui c'è proprio la porta che si apre, entrando c'è subito la taverna con il bancone, le bottiglie, insomma, dove servire il rum. Detti tutti questi particolari, intanto ho ricomposto un po' il tutto, i pro e contro di questo set. Dettagliatissima, mi sono divertito tantissimo a montarla, non vi annoiate mai, ci mancherebbe altro, fate ogni volta una cosa diversa. Sono tornato immediatamente bambino, ma anche chi non c'era in quegli anni lì, che ha giocato con i set dei pirati, è comunque un bellissimo set da avere anche per investimento. Questo ve l'ho detto in tantissime rubriche che abbiamo trattato insieme a proposito di investimenti, anche perché il prezzo medio di Bricklink si aggira tra i 320 e i 350 euro, non è male per chi ha fatto un investimento di 200 quando era ancora in produzione. È ovviamente piena di dettagli e le minifig completano alla stragrande questo set, perché sono bellissime. Tra l'altro c'è qualcosa che comunque ricorda, a parte la nave, i vecchi set, cioè proprio il capitano Barbarossa, quello che trovate qui sotto.
È gigante, è bellissima da esporre in questa situazione così, perché lasciare poi l'isola senza niente e mettere la nave senza tutta questa vegetazione così perde veramente tantissimo, quindi io lo lascerò ovviamente così. Contro, l'unico contro che io posso dirvi è che, come vi dicevo all'inizio, questa parte qua mi sembra un po' spoglia, un po' vuota di vele. Quindi io sicuramente prenderò quelle avanzate per mettere la nave in condizioni di salpare e comunque le attaccherò qui come sono arrotolate queste, perché qua mi sembra veramente un po' troppo spoglio, ma è l'unico neo che riesco a trovare su un set che è veramente spettacolare. Non potete non avere questo set nella vostra collezione. Alla luce di tutto quello che vi ho detto, il mio voto non può non essere 10, ragazzi. 10 per tutti i motivi che vi ho detto finora. Non ho trovato nessun contro perché è impossibile trovare contro in questo set ed è uno dei pochi al di fuori delle macchine che abbiamo fatto finora al quale posso dare un voto del genere. Per questo video è veramente tutto, penso di avervi detto e fatto vedere tutto rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Ricordo sempre a chi non è iscritto al canale, ovviamente, di iscriversi al canale, di attivare tutte le notifiche quando premete sulla campanella, così siete sempre aggiornati su tutto quello che succede sul canale. Dalla sezione community, con i post e i sondaggi per tenerci in contatto se mi serve comunque una vostra opinione, così come la sezione video con gli shorts e i video che trovate qui ogni sabato alle 12. Perché è importante attivare la campanella? Perché appena io pubblico qualcosa, che sia uno shorts a sorpresa, un video a sorpresa infrasettimanale, vi esce la notifica, venite a vedere l'ultimo contenuto che ho pubblicato. Vi ringrazio per il percorso che stiamo facendo insieme, perché il canale sta crescendo in una maniera che veramente mai avrei immaginato, quindi veramente grazie mille. Vi ringrazio nuovamente per essere stati in mia compagnia anche questo sabato. Noi ci vediamo sicuramente sabato prossimo con un nuovissimo video. Voi, mi raccomando ragazzi, restate sempre sintonizzati sul canale!